Grazie Presidente. Inizio facendo, gliel'avevo anche promesso al sottosegretario, i complimenti al sottosegretario quantomeno per il suo impegno da stacanovista vera, da funzionaria del partito DOC, entrata poi in Parlamento. C'è da dire che lei sta sempre qui, un po' come Rosato, che tutto si può dire, ma no, che non sia un grandissimo lavoratore, certo mette a disposizione il suo tempo e le sue energie per il male più che per il bene dei cittadini, ma ognuno fa le sue scelte. Invece, le dico a lei, sottosegretario, che Paola De Micheli, volevo parlarle, però è andata via, forse è andata di nuovo in televisione questa mattina mentre Collega, discuteva. il governo è presente in aula, quindi può D'accordo, parlare al governo, non deve d'accordo. rivolgersi per forza ad un membro del governo. Prego. Sto parlando alla Al sottosegretario, governo, al prego. governo. Le faccio appunto i complimenti perché a differenza del sottosegretario De Micheli, lei è sempre qui. Il sottosegretario stamattina stava a infangare il Movimento 5 Stelle in televisione dicendo che noi attacchiamo i militari nostri dell'Afghanistan. Cose, Presidente, mi rivolgo a lei, assolutamente false. Non capiamo perché si debba mentire quotidianamente. Si mente perché se i cittadini sul serio conoscessero quel che avviene in questo palazzo, se i cittadini fossero delle mosche e volassero qualche ora in questo palazzo, il Movimento 5 Stelle prenderebbe il 90% e il Partito Democratico non verrebbe votato neanche dai familiari di qualche deputato, penso, perché siete davvero capaci di stravolgere, grazie spesso a mezzi di comunicazione conniventi, la realtà in maniera incredibile. Sareste capaci, e lo fate, di mentire a chiunque e il decreto milleproroghe ne è una prova. Cioè, è complesso, Presidente, parlare di fiducia, controfiducia, tempi, emendamenti, ordini del giorno, sedute fiume, perché i cittadini fuori hanno delle altre priorità. Però bisogna sempre capire che, soprattutto da un governo che si vanta in politica estera di andare ad esportare la democrazia dovrebbe essere esportata in Italia prima di esportarla, anzi importarla in Italia prima che esportarla all'estero, perché mettere regolarmente delle fiducie, lo dico soprattutto senza polemiche ai colleghi del PD che si impegnano tanto, molti hanno fatto delle primarie, molti hanno investito tanti soldi per essere eletti, qualcuno li ha investiti per muovere decine, centinaia, migliaia di cinesi o marocchini e farli votare alle proprie primarie. Ecco, vedere anche violentato il loro diritto di parlamentari e vederli ormai diventati davvero dei pigiabottoni esclusivi del governo, ormai neanche leggono, tanti non leggono neanche quel che c'è scritto in un decreto, semplicemente sanno che devono votare, prendono e votano e poi ci beccano fuori nel transatlantico in commissione, sottosegretario lei che comunque è persona onesta lo sa e ci dite avete ragione su questo e quest'altro, certo perché fate pure delle critiche al Movimento 5 Stelle, legittimamente ci dite qua urlate troppo, non è vero che siamo tutti ladri, dite voi, però dimostrando il fatto che la presenza di alcuni ladri c'è, perché nel momento in cui dite non è vero che siamo tutti ladri, evidentemente qualche ladro c'è, però non possiamo votare contro questo decreto perché altrimenti scade, altrimenti Renzi ci porta al voto e qualcuno di noi non sarebbe neanche più in grado di rimediare quei gruppi di cinesi, nordafricani, marocchini o rom utili per farci avere dei voti e farci rientrare in Parlamento. No, perché far ridere questo però il meccanismo è esattamente questo. Non vi arrabbiate, prendete dopo la parola. Collega, si rivolga alla Presidenza. Questo Dica a loro di non arrabbiarsi, di prendere la parola e di ci controparlare. penso io, lei vada avanti col suo intervento. Grazie. Non volevo farla arrabbiare, non lo farei mai. Presidente, insomma, il discorso è questo, cioè la caratteristica di un decreto dovrebbe essere sempre urgenza e omogeneità. Cioè un governo che deve risolvere dei problemi gravi, e per esempio c'è il problema gravissimo della corruzione qui in Italia, emana un decreto, deve essere urgente e omogeneo, si deve occupare solo della questione legata alla corruzione, deve essere urgente perché sono decenni che ci parlate di leggi anticorruzione, leggi sul conflitto di interessi senza mai risolvere nulla, e in quel caso il Parlamento, come dire, deve fidarsi, quantomeno la maggioranza, nel caso anche l'opposizione, migliorare e approvare in tempo breve un decreto per fare in modo che quel vulnus legislativo possa essere colmato. Ma se qua l'unico modo per fare leggi, che leggi ordinarie non vengono fatte, appunto obbedire agli ordini di un governo ricattatore, prendere e pigiare i bottoni, altrimenti c'è il rischio che si vada alle elezioni e perdo il posto da 13.000 a 14.000 euro al mese, magari qualcuno anche doppia indennità. Le ricordo, Presidente, che l'ex Presidente della Regione Veneto, Galan, riceve ancora una doppia indennità, anche se vive agli arresti domiciliari, in una villa che molto probabilmente si è costruito grazie alle tangenti che ha preso nell'affare Mose e per le quali ha patteggiato. Cioè, veramente una roba che fa ridere tutti.
tutto il mondo, ma non il Parlamento in Italia, dove appunto anche Galeotti partecipano, comunque prendono soldi per riformare la Costituzione. Dicevo che la nostra battaglia è sempre questa: ridare centralità al Parlamento. Il Presidente Mattarella, nel suo discorso che abbiamo applaudito, lui non ha avuto i nostri voti, ma l'abbiamo applaudito perché ne abbiamo condiviso molti passaggi, ha ribadito sulla centralità del Parlamento, come fece anche la Presidente Boldrini ai noi durante il suo discorso insediamento. Speriamo che qualcosa possa cambiare, perché è svilente, più che per l'opposizione che fa il suo normale lavoro di opposizione, per una maggioranza che è entrata qui in Parlamento dicendo che vuole cambiare le cose, diventare fondamentalmente dei pigiabottoni e delle meri e spesso vili esecutori degli ordini del governo. Grazie. Il collega Di Stefano.